Ciao lettori e lettrici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono sempre Jessica, la lettrice tra le ombre, che farà questo video un po' stupita, perché sembrava ieri che festeggiavamo il Capodanno, l'inizio dell'anno, siamo già arrivati alla metà giugno. Per cui assolutamente urge un bilancio delle letture almeno di metà anno. Questo è un video che ripropongo sempre, un tag che ripropongo sempre a giugno di ogni anno, da quando vi porto le mie letture. Quindi, non so, parliamo un po' di aggiornamenti, di come stanno andando, dei libri belli, dei libri brutti, insomma, vediamo un po' come sta proseguendo. Allora, le domande in realtà sono 15, ma io non le farò tutte perché su alcune domande ovviamente non so cosa rispondere. Per cui in descrizione vi metto tutte le domandine, anche a quelle a cui io non ho risposto, e in modo tale magari ci confrontiamo poi nei commenti. Io sono sempre poi curiosa di andare a vedere anche questa tipologia di video sugli altri canali, perché magari si scovano anche titoli nuovi interessanti. Allora, le domandine, ripeto, in realtà sono 15, ma io ne faccio di meno, risponderò a molte meno, molte, qualcuna. Iniziamo subito. Quanti libri hai letto? Io ad oggi sto registrando, a giugno ovviamente, il 9, 8 di giugno, sì. Oddio, tra meno di un mese è il mio compleanno. Se diamo un velo, comunque, 10 secondi di silenzio. Quanti libri ho letto finora? 58. Direi un numero discreto, ma a me non interessa niente, specialmente quest'anno. Poi, quale libro è stato il migliore letto finora? Non posso non citarvi uno dei libri veramente, dei mattoni più belli letti quest'anno, non credo che ce ne sarà un altro così bello. Comunque, David Hopen, Il frutteto, lo sto consigliando al mondo praticamente questo libro, perché mi è piaciuto tantissimo. È un mattone, ma si divora, anche perché siete curiosi di sapere come va a finire la storia. È una sorta di Dio di illusioni, ma con un'ambientazione completamente diversa, e soprattutto si tratta di fanatismo religioso, ecco, ambientato anche questo in parte nell'ambiente scolastico, accademico. C'è un video in cui ne ho parlato, quindi non mi sto qui tanto a dilungare. Mi è piaciuto tantissimo, è uno dei pochi libri a cui quest'anno ho dato 5 stelle, quindi figurarsi, nonostante il finale sia un po' sottotono. Comunque non mi è che mi abbia fatto così impazzire, però mi è piaciuto tanto. Leggetelo, edito ovviamente Nutrimenti. Già vi dico che questo sarà un video Nutrimenti time, perché molti dei libri che vi mostrerò sono editi da questa casa editrice che io adoro. Poi, la più grande delusione finora. Mi dispiace, ma devo citarla. Lei, Melissa da Costà, Bucaneve. Se volete leggere un romanzo rosa, questo è il libro che fa per voi. Una delusione grandissima. Ok, attenzione. So che questo è il primo libro che l'autrice ha scritto sull'onda del libro meraviglioso che ho letto l'anno scorso, Tutto il blu del cielo. La casa editrice ha voluto buttarci anche la prima opera dell'autrice, per carità, sottotono, la scrittura è quella, ma veramente pessima. Cioè, l'ho trovato di una noia e di un melenso che veramente, proprio, veramente una delusione cocentissima. Se volete leggere Melissa da Costà, partite da altro, non da questo. Poi, la più grande sorpresa. Allora, io sapevo che mi ero follemente innamorata dell'autore, ma questo mi ha stupita. Vi dico la verità, credevo addirittura di abbandonare il libro, perché dico, ma può essere che non mi appassionerà, non mi piacerà come La perfezione del tiro. Avete capito sicuramente di quale autore e libro io stia parlando. Tra l'altro è stato un regalo di Natale dello scorso anno di Claudia, di Se legge, se viaggia,
alla quale mando un bacio grande, ringrazio tanto, del mio amatissimo Mathieu Henard, ovvero il banchetto annuale della confraternita dei Becchini. Io questo libro l'ho adorato. Mi è piaciuto tanto lo stile, in parte ironico, non c'entra nulla con i Becchini, non fatevi ingannare dal titolo, però mi è piaciuto davvero tanto, lo stile di Henard è inconfondibile. Vi ripeto, credevo proprio che fosse un libro tra quelli che avevo abbandonato. Vi dico solamente questo, invece è molto scorrevole. Fa dei salti temporali, ma è veramente molto, molto interessante. Poi, nuova uscita che non vedo l'ora di acquistare. Allora, ovviamente il libro non ce l'ho, vi lascio la copertina da qualche parte, Piccole umane debolezze di Megan Nolan. Di Megan Nolan ho letto e amato Atti di sottomissione. Quindi io attendo con molta ansia l'uscita di quel libro. Siamo all'8 di giugno, ho detto ok, il libro uscirà il 13 giugno e me lo farò regalare perché io quel libro proprio lo desidero tantissimo, per cui sto aspettando quell'uscita lì e ovviamente come lo avrò, lo leggerò subito. Poi, prossima uscita che attendi con ansia, altra uscita, ovviamente non ho il libro, esce il 14, vi lascio anche di questo la copertina, ed è Appunti di un'esecuzione. È un libro prettamente nelle mie corde, libro di cui ho bisogno, perché ho bisogno anche di intrattenimento. Si parla di un uomo che sta per andare, ovviamente è stato accusato. Avete capito, non mi fate entrare troppo nello specifico, altrimenti YouTube mi banna. Però lui cerca, ovviamente chi sta per morire, l'accusato, diciamo, cerca di discolparsi e cerca fino alla fine di trovare un escamotage, qualcosa per poterne uscire. C'è un delitto. Insomma, pane per i miei denti, edito Bompiani, uscirà questo il 14. Questo molto probabilmente o me lo farò regalare o lo acquisterò io perché sono veramente in attesa di leggerlo. Qual è stato? C'è un libro che ti ha fatto piangere? No, ma un libro che mi ha fatto riflettere molto, quello sì. Sempre edito Nutrimenti, sempre un libro che vi straconsiglio. La dolcezza dell'acqua, sempre un'opera prima di Nathan Harris, questa è di Nathan Harris, e è un libro molto riflessivo, vi fa riflettere tantissimo, ci sono tante tematiche, questo libro è pregno di tematiche, violenza domestica, omosessualità, omofobia, mettiamola così. C'è di mezzo un delitto, c'è tanta sofferenza, razzismo. A me quello che ha fatto tanto riflettere e pensare quando l'ho letto, ovviamente, è stato proprio questo disgusto che la gente aveva, ok, siamo nel periodo della Grande Depressione, tutto quello che volete, ma questo disgusto così forte nei confronti dei neri, delle persone di colore. Questo mi ha fatto veramente, da persona disabile, mi sono sentita veramente impressionata, ecco, da questa storia. Scritta in maniera egregia, impeccabile. Questo è un altro libro tra i più belli letti quest'anno, sicuramente. Se non l'avete letto, magari volete saperne qualcosa di più, leggete la trama, l'estratto e capite poi se può fare al caso vostro. È scorrevole, scorrevolissimo, non è breve, ma vi ripeto, è molto 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 interessante e molto introspettivo e profondo. E uno che ti ha fatto ridere, sempre Nutrimenti, veramente mi ha fatto sorridere in un periodo in cui ne avevo bisogno, di Gianfranco Mammi, Pluriball. Nutrimenti, ma guardate la copertina, è stupenda. Siamo in Italia, durante il Giro d'Italia avvengono degli omicidi, omicidi che vengono analizzati dagli arcangeli. E gli angeli scendono dal cielo per indagare. Benissimo, c'è da ridere, cioè voi penso che morirete dalle risate dalle prime pagine,
Fino a quasi fino alla fine, perché la fine poi rimarrete scioccati veramente dal finale, da come verrà poi sgarbugliata, diciamo, si verrà poi a capire la verità dei delitti, in realtà cosa c'è dietro. Si parla di libri, si parla di letteratura, ma veramente c'è tanto tanto dietro in questo piccolo grande mondo che Mammi ci ha voluto descrivere. Bella anche la copertina e l'interno, come potete vedere, appunto, il giro, appunto, per farci entrare ancora nel più nel Giro d'Italia. Veramente molto interessante. Se volete qualcosa di leggero, ma anche di spassoso, leggero spassoso, ma non banale. Non banali, non leggo mai libri banali, sappiatelo. Questo è il libro che fa per voi. Qual è il libro più bello più bello esteticamente che hai comprato o che ti è stato regalato? È un libro che ho comprato, è uno degli ultimi tra l'altro. Non vi dico nulla, vi faccio solamente vedere la copertina, lo devo ancora leggere. Resta la polvere, di Sandrine Collette. Basta, non vi dico nient'altro, io sono amante dei cavalli, per chi non mi conosce ora lo sa. Ho fatto equitazione per 2 anni, io adoro i cavalli, è l'animale più bello che esiste, cioè non so, guardate che copertina meravigliosa, ve la vedrete spannata, sì, spammata qui, vita natural durante, perché strabella, veramente molto molto bella. Lo rivedrete questo titolo, lo rivedrete presto in un altro video. Quanti spoiler? Quali nuovi autori hai scoperto? Ve li faccio solo vedere perché penso che ho fatto due scatole tante, di uno ancora no, ma arriverà anche il suo turno, di Gianluca Morozzi, autore che io adoro, ovviamente dopo Andrei Longo, sempre, il mio amore rimane per Andrei Longo, scoperto lo scorso anno, Andrea Morozzi Andromeda. Allora, se amate i libri, oddio, splatter, dire è esagerato, però libri belli, thriller psicologici, questo è un thriller psicologico con i fiocchi, ragazzi. Dovete conoscere Morozzi. Morozzi è un folle. Io penso che sia un personaggio, una persona folle. Perché per scrivere una cosa del genere, io penso che bisogna essere folli. Ve ne ho parlato già in abbondanza, per cui vado avanti. Roberto De Logu. Blackout. Altro libro, nutrimenti. Altro libro pazzo. Pazzo, io non so cosa dire, inizia in un modo e termina in un altro, vi dico, io lo voglio rileggere entro l'anno, penso che da qua si può capire quanto mi sia piaciuto, lo voglio rileggere perché voglio capire come una mente così possa aver tirato fuori un libro, una storia del genere. Un uomo che uccide la moglie, attenzione, all'inizio si pensa che l'uomo uccida la moglie tramite un raptus, perché dava fastidio quando lei impattava le bottiglie di plastica. Inizia così, ma in realtà, ragazzi miei, c'è tutto un mondo dietro, sottilissimo. Io questa sarà una delle mie prossime riletture. E poi, sempre l'autrice di prima, perché poi vi spiegherò meglio in un altro video, non in questo. Sandrine Collette, Dopo l'onda. Questa è un'autrice che mi ha fatto scoprire Alice, che io non so come. Tra l'altro mi ha fatto scoprire anche Andrea Morozzi. No, già, Andrea Morozzi, ma come l'ho ribattezzato? Gianluca Morozzi, Gianluca Morozzi, l'ho ribattezzato. Me l'ha fatto conoscere sempre Alice, io non sapevo l'esistenza. E poi lei, questo è stato da parte è stato un suo regalo. L'ho amato, questo libro è stato veramente un pugno nello stomaco, mi ha fatto una rabbia questa storia, ve ne parlerò ovviamente, ma di Sandrine Collette, già ve lo dico, ho tutti i suoi libri, quelli usciti in Italia sempre per EU. Cioè, ditemi se non è amore questo. Poi, un libro che volevi leggere da tanto, io penso che vorresti leggere da tanto, perché... Ecco, ce l'ho dallo scorso anno. Io ultimamente non tengo i libri per troppo tempo, al massimo un po' di mesi. E questo già è un po' troppi mesi, sta fuoriuscendo. Preso lo scorso anno un regalo di mio papà, preso con, ovviamente mi ha fatto un buono, io ho preso questo titolo,
di Ross Rising, Fame. Questo è un libro che io già so, edito Navi di Teseo, già so che mi farà arrabbiare tantissimo. Per questo tendo un pochino a metterlo un attimino in stand-by, perché temo veramente che mi dia molta rabbia questo testo. È una donna che scopre, una donna in carriera, matrimonio felice, tutto quanto, purtroppo convive con un peso, diciamo, secondo lei, un peso enorme, ovvero la malattia del marito, marito malato di Alzheimer. Lei si innamorerà di un suo collega e dovrà decidere ovviamente cosa fare poi della sua vita. Se lasciare suo marito in balia di questa brutta malattia, quindi lasciarlo forse rinchiuso in qualche struttura, come posso aver immaginato, intuito, oppure, e quindi lei inseguire i suoi sogni, no? Con ovviamente il suo amante, tra virgolette, l'uomo di cui lei è innamorata. Qui dice ha una infatuazione, ecco, per un suo collega, oppure restare con suo marito. Io non giudico, per carità, non giudico, però ripeto, sempre da disabile, sono un po' dall'altra parte e forse sono anche un pochino di parte. Sarà fonte, credo, di parecchie discussioni, spero veramente non cada nel romance. È questa, la mia unica paura è questa, che cada nel romanzo rosa. Spero vivamente di no, ma che sia più concentrata, che il focus sia più su questa diciamo questa confusione mentale che ha questa donna, ecco, spero che sia più centrato su questo. Ultima domanda, poi vi lascio in pace. Quali libri vorresti leggere entro fine anno? Un altro regalo, All'ombra del bosco, edito Keller, una saga familiare. Edito Keller di Goran Vojskovic, lungi da me. Di che nazionalità è il tipo? Poca luce e non capisco. Comunque, non so, l'avete letto voi, sapete qualche cosa? Il fonte è meraviglioso, non è quello che mi spaventa. Forse un po' la mole? Io ultimamente sono un po' terrorizzata da libri lunghi. Tant'è che sto leggendo più che altro libri molto brevi. Però, no. Voglio buttarmi anche su libri un pochino più lunghi. Vedremo. Entro fine anno sicuramente vorrei leggerlo. Anche questo è già da qualche mese che ce l'ho male male, perché non voglio tenere libri per troppo tempo stazionati in libreria da leggere. Ne ho pochi da leggere, ne ho sì e no una ventina neanche. Però voglio ovviamente, brutto come termine, non mi piace smaltirli. Dire smaltirli non mi piace. Voglio leggerli mano a mano, almeno quelli come arrivano, anche perché si avvicina il mio compleanno. Sono sicura che comunque qualche buono avrò, riceverò. E che fai? Non mi sfrutti per i libri? Ho una lista da qui fino non so dove, quindi immaginatevi voi. Ma più che altro i libri che ho in lista sono molto brevi. Ultimamente vado molto più su libri sottilini. Quindi questo è uno tra quelli che vorrei leggere almeno entro la fine dell'anno. Nulla, ecco qua. Video finito, lunghetto, ma voi non sapete, ma devo tagliare perché ho fatto un macello, quindi ok, benissimo, io non vedo l'ora di vedere le altre perché sono sicura che da qui fino alla fine di giugno usciranno i video, saranno già usciti anche delle mie booktuber preferite e io sarò là a guardarle, quindi non taggo nessuno perché so che lo faranno tutti. Nulla. Vi mando un bacio grande, scrivetemi, rispondete a qualche domandina che io lascerò in descrizione, nei commenti, rispondetemi, sono curiosa, magari esce fuori qualche titolo interessante. Ancora un bacio grande, noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Grazie, grazie per il supporto, il sostegno e anche per essere arrivati fino a qua, insomma. Ecco, grazie.